Ciao ciao a tutti, buongiorno, sono Livio Gigliuto e sono il vicepresidente di Istituto Piepoli e il direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. Vuole l'etichetta del mondo dei webinar che vanno online sui social. Che io aspetti qualche minuto dicendo cose per quanto possibile intelligenti, ma non troppo eh, per darvi il tempo e dare il tempo a tutti di entrare all'interno della live e di eh, collegarsi e quindi poter assistere. Eh, tanto è passato già qualche secondo, vedo che qualcuno inizia a entrare, quindi penso che eh, più o meno possiamo partire. Intanto per eh, Partire una piccola premessa. Vi racconto che cos'è l'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, che cos'è l'Istituto Piepoli. Probabilmente già lo sapete. Se non lo, sap se non lo sapete, ovviamente non vi perdete eh, niente di che. Intanto, ciao Alessandro che ci mandi un meraviglioso buongiorno. Eh, istituto Piepoli è un istituto di ricerca che si occupa di ricerche sociali e ricerche. Eh, di mercato con Pia Social insieme a Pia Social abbiamo pensato di creare una cosa che si chiama osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale in realtà la sfida è difficile perché di eh, osservatori è pieno il paese sono tutti dei eh, ovviamente meravigliosi strumenti di ricerca il limite e il rischio che si ha ogni volta che si crea un osservatorio è che sia un po' una cosa eh, fine a se stessa che sostanzialmente esiste solo nel giorno in cui fa il proprio comunicato stampa di nascita, e poi da quel momento non se ne sente parlare più. Quello che invece siamo riusciti a fare, a quanto pare, visto che già esiste da un anno, ciao Domenico, intanto ci saluti. Eh, quello che spare siamo riusciti a fare in questo nostro primo anno di esistenza è di trasformarci in una cosa che esiste, che non è poco. Che cosa fa questo osservatorio? L'osservatorio tiene insieme eh, una serie di personalità, eh, io li chiamo leader della comunicazione pubblica eh, digitale italiana perché effettivamente per me questo sono, e ha l'obiettivo di studiare una cosa che fino a un anno e mezzo fa era una cosa un po' di nicchia, cioè ne parlava più a social bontà sua, ne parlavano tanti ma... Non era mainstream, non era il centro della vita dell'opinione pubblica italiana, e cioè la comunicazione digitale. Comunicare non incontrandosi, eh, comunicare non attraverso strumenti e eh, media tradizionali, ma comunicare attraverso sostanzialmente il web nelle sue mille declinazioni, eh, social o non social. Eh, questo tema, eh, tema nell'ultimo anno invece è diventato molto più centrale nella vita. Degli italiani, l'abbiamo visto, la colpa naturalmente è della pandemia, da qualche punto di vista è anche merito della pandemia, perché vedremo che questo ha accelerato un processo che in ogni caso servirà a questo paese. E l'osservatorio che raccoglie al proprio interno questi leader adesso ha un compito importante. Qual è il compito? Il compito è di raccontare questo cambiamento cercando di eh, entrare all'interno delle sue componenti e quindi di tutto ciò che eh, poi il, il cambiamento nel mondo dello sport, nel mondo della cultura, insomma in che modo la comunicazione digitale sta stravolgendo eh, ogni settore della vita, della vita degli italiani. Questo è quello che abbiamo fatto circa eh, un anno fa, per la prima volta, prima che tutto questo succedesse, era la fine del 2019. Abbiamo raccolto la condizione, lo stato della comunicazione digitale in Italia in un libro che vedete qui, anzi qui sopra la mia testa, e che si chiama L'Italia che comunica in digitale. Questo libro che abbiamo scritto ha... 60 mani, visto che sono una trentina i membri eh, dell'osservatorio, raccoglie al proprio interno il modo in cui la comunicazione digitale funzionava in Italia fino a un anno e mezzo fa. Ora lo stiamo rifacendo perché ovviamente tanto è cambiato e quindi è arrivato il momento di raccogliere tutti questi cambiamenti in un libro. Inizieremo circa una volta al mese, ospitati eh, ovviamente dalla, dalla piattaforma di Pia Social, inizieremo a ehm, approfondire in maniera verticale, tema su tema, l'impatto della pandemia sulla comunicazione digitale italiana, andando da un argomento all'altro. Quindi questo è il primo, e sicuramente il peggiore, perché dopo di me verranno eh, persone molto più brave a gestire questi webinar, il primo momento in cui cerchiamo di raccontare come Osservatorio Nazionale sulla comunicazione digitale. Questi cambiamenti e eh, il modo in cui, diciamo, è cambiata la nostra vita nel corso dell'ultimo anno. Dopo questo ce ne sarà un altro a marzo, un altro ad aprile e così via. Eh, diciamo, fino alla fine dell'anno vi accompagneremo con questi approfondimenti. Questi approfondimenti avranno delle aree tematiche. Quindi ci sarà, per fare un esempio, Paolo Carito, un dirigente sportivo, che inviterà degli ospiti e racconterà il mondo dello sport eh, visto sulla base. Eh, di quanto Aurelia Scavone giustamente ci dice grande opportunità alla comunicazione digitale ma anche grande confusione assolutamente ragione, cercheremo di entrare anche all'interno di questo in questi, in questi webinar Paolo Carito quindi parlerà di sport e tanti altri invece parleranno di altri temi, con Mattia Morandi parleremo di turismo e insomma così faremo nel corso dei prossimi mesi e di cultura e così faremo nei prossimi mesi eh, toccando i vari, i vari temi. Questo è un primo momento in cui io invece vi voglio raccontare più in generale in base ad alcuni dati che abbiamo raccolto con l'osservatorio come stiamo vivendo eh, questa pandemia e che ruolo ha avuto la comunicazione digitale soprattutto nel pubblico nel corso, eh, nel corso degli ultimi eh, degli ultimi 12 mesi perché siamo sostanzialmente a un anno dall'inizio della pandemia. Come lo farò? Nonostante Francesco Di Costanzo, come sapete, se non lo sapete è giunto il momento di dirvelo, il presidente di Pia Social, odi le slide, io utilizzerò tantissime slide. In realtà non sono slide piene di testo di cose noiose, almeno ci spero, ma sono cartelli, così li chiamano quelli bravi e quindi io mi accodo a loro. Eh, sono dei cartelli di sondaggi che noi abbiamo svolto presso la popolazione italiana e in cui cerchiamo con cui cerchiamo di raccontare il sentimento degli italiani sulla comunicazione digitale eh, che come prima diceva qualcuno insomma ha anche creato tanta tanta confusione nell'opinione pubblica possiamo iniziare con la prima eh, ricerca, ecco la eh, bravissima eh, regia di Pia Social che mi accompagnerà in questo e ovviamente diciamo ne soffrirà eh, ne soffrirà tutte le conseguenze e eh, anche le possibili ritorsioni da parte di, di Costanzo. La prima ricerca che io intendevo un po' raccontarvi e, e sulla quale vorrei dirvi un po' di cose è una ricerca più in generale, cioè noi eh, oggi parliamo di due cose, l'opinione pubblica come sta vivendo eh, questi cambiamenti, questo nuovo modo di fare comunicazione e poi, Boni Alessandrini, hai vinto un, un regalo di qualsivoglia fattura con questa... Con questa affermazione, se il nostro governo tecnico pensa come siamo messi male, eh, spero proprio di no. Eh, quindi prima racconteremo come l'opinione pubblica sta vivendo tutto questo, poi eh, vedremo come la pubblica amministrazione sta reagendo a questi eh, cambiamenti, se effettivamente ha reso un po' più digitale la propria comunicazione. Iniziamo quindi dai primi dati di questa ricerca. Considerate che questa ricerca l'abbiamo svolta ad aprile, quindi abbiamo chiesto ad aprile a un campione dell'opinione pubblica eh, italiana, quindi quello che diciamo è rappresentativo di quello che pensano gli italiani, gli abbiamo chiesto, era aprile, era un momento intenso, no? era un momento in cui i cambiamenti ancora non si erano trasformati in qualcosa di solido, ma già avevano generato, avevano generato un po' degli smottamenti, delle mutazioni nel nostro stile di vita. Quindi possiamo andare al, ai primi dati, alla slide successiva. Questo è il campione che abbiamo intervistato, slide noiosa ma utile e soprattutto mi è dovuta perché con questa slide io vi racconto il, le persone che abbiamo intervistato. Come vedete è un campione rappresentativo della popolazione italiana. Eh, il nostro paese è un paese un po' anziano e quindi diciamo la quota di. Di giovani è molto bassa anche quest'anno. Istat ci dice che ci sarà un calo eh, delle nascite, c'è stato un calo delle nascite, quindi diciamo questo trend di invecchiamento della popolazione prosegue. Ma questo, questa è un'altra storia. Possiamo andare avanti sulle slide successive. E quindi ecco il primo cartello di cui vi volevo un po' parlare, volevo un po' confrontarmi con voi. Poi, se voi mi volete scrivere qualche commento, sono molto felice. Di chiacchierare con voi e di sapere voi che ne pensate di questi stimoli, questi dati che ci dà l'opinione pubblica italiana. Prima di tutto abbiamo chiesto agli italiani l'utilizzo dei social network. Era aprile. Quindi era l'inizio di questa grande rivoluzione digitale, causata da una pandemia, ma che ha, come vediamo, conseguenze importanti. Abbiamo chiesto agli italiani, da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, l'emergenza sanitaria, quanto considera utile l'utilizzo di social e chat per gli enti pubblici per avere informazioni, comunicazioni e erogazione dei servizi. Immaginate, quelli sono i periodi in cui non si poteva uscire di casa eh, e quindi tante cose non si potevano fare se non proprio per motivi assolutamente... Eh, assolutamente improcrastinabili in, in e quindi abbiamo chiesto agli italiani ma quanto è utile a questo punto che gli enti pubblici abbiano una buona presenza sui social network che utilizzino eh, le chat per eh, fornire servizi dare informazioni per dirci per esempio eh, quanto grazie Domenico dell'incoraggiamento ci sto provando ehm, per dirci, per esempio, quando eh, si può eh, uscire di casa, che cosa si può andare a fare, quali farmacie sono aperte in quali giorni della settimana, sono informazioni indispensabili necessarie per poter sopravvivere eh, in quel momento di eh, di pandemia, l'80% degli italiani era dell'idea che fossero molto o abbastanza utili i social network per la comunicazione pubblica, una quota altissima, voi direte sì, ma è una quota altissima, soprattutto perché noi questa stessa domanda l'avevamo posta agli italiani eh, circa un anno, un anno e mezzo prima ottenendo quindi più o meno all'inizio del 2018, ottenendo un'attenzione eh, un degli italiani ai social network usati dalla PA del 60%. Quindi c'è stata una crescita di 20 punti percentuali determinata proprio dal fatto che gli italiani si sono resi conto del fatto che questo strumento in qualche modo gli poteva salvare la vita. Questa è un'opinione più o meno diffusa nel paese, eh? non c'è grande differenza tra un'area e l'altra dal punto di vista geografico: al nord e al sud la pensano più o meno alla stessa maniera. È una sensazione, è un'attenzione. Quella sui social network usati dalla PA che in quel momento era più forte tra le donne eh, che quindi manifestavano in qualche modo un maggior bisogno di, di informazione attraverso lo strumento social. Però voi mi direte. Sì, Livio, tutto bello, però questo 80% sicuramente è tantissimi giovani, pochissimi meno giovani. In fondo eh, i social sono strumenti generazionali o almeno così sono nati. Ecco, vi posso dire che non è così. Eh, noi abbiamo misurato nel corso di questi anni sostanzialmente la fine di quella componente del digital divide, quindi la fine della divisione del mondo tra... Comunicazione digitale, roba per giovani, comunicazione tradizionale, giornali, televisioni, tutte cose importantissime eh, che però sono il principale mezzo di informazione per gli over 54. Non è più così. Non è più così, tanto che a questa domanda anche il 75%, quindi tantissimi eh, tra gli eh, over 54, ci hanno detto: sì, per noi è indispensabile che la pubblica amministrazione. Si doti di social network. Io sto cercando di farvi un racconto che arrivi piano piano al modo in cui poi alla fine i, eh, i, la pubblica amministrazione ha reagito a questi stimoli. A questo ci arriveremo eh, un po' più avanti. Intanto era importante dirci che eh, è cresciuta l'importanza per i cittadini della presenza sui social network da parte degli enti pubblici. Possiamo andare al cartello successivo. Grazie mille, grazie mille Giulia. Perché c'è Giulia Coli che ci sta seguendo e che ci sta, ci sta dando una mano preziosissima nella gestione di, di, questa, di questa piccola diretta. Intanto, ciao Maria Teresa Pellicori, un abbraccio, grazie a te. Tu dici: eh, l'immediatezza dei social deve essere sfruttata dalla comunicazione della PIA, in particolare nelle situazioni di emergenza. È vero, è vero, Maria Teresa. Se vuoi, ti dico anche una cosa in più. Eh, io sono dell'idea, ma in realtà è un'idea che. Eh, che mi è stata detta da persone molto più competenti eh, su questo di me. Io sono dell'idea che il futuro non sia neanche solo. Nei social network tradizionalmente intesi, quindi non solo gestire bene la propria pagina sui social o la propria presenza sui social, ma chattare. Io sono assolutamente convinto del fatto che in futuro chatteremo con la nostra eh, birra preferita, con la nostra squadra del cuore, con i nostri calciatori eh, preferiti. E su questo non apro parentesi perché forse ci sta seguendo Sergio Talamo, e quindi diciamo dopo aver perso la partita con la Juve, non vorrei dargli troppa tristezza ma eh, anche con la pubblica amministrazione probabilmente eh, chatteremo. In che modo chatteremo? Probabilmente avremo bisogno di informazioni sull'autobus che ci passa eh, prima per arrivare da un posto all'altro e invece di andarlo a cercare sul sito dell'azienda municipale dei trasporti o eh, sulla sua app, probabilmente manderemo direttamente un messaggio attraverso uno strumento di chat alla nostra... Eh, azienda di trasporti, gli chiederemo ma insomma quando passa il 9, eh, cosa devo, quanto tempo devo aspettare per arrivare da qui a qui e quale percorso mi consigli? Queste cose non sono il futuro per molte città, già in molti comuni esistono, ma la sensazione netta è che questo sia quello che la gente vuole e se questo è quello che la gente vuole è molto probabile che prima o poi sarà quello che il pubblico, la pubblica amministrazione, ma anche le aziende inizieranno a offrirgli. Eh, continuiamo a parlare dell'emergenza. Era sempre aprile, no? Ad aprile lo smart working ha avuto un boom, che era un boom in qualche modo oggettivo, impossibile da evitare. Cioè, era eh, indispensabile stare in smart working, non c'erano alternative per molte categorie. E abbiamo chiesto agli italiani eh, se avessero lavorato in smart working in questo periodo di emergenza. Ci hanno risposto di sì. Il 60% dei lavoratori, poi, ovviamente, come sappiamo in Italia c'è purtroppo una grande fetta di popolazione che, eh, che non lavora non per scelta, ma che non può, a eh, ragione Riccardo Lenzi, ci sono già. Queste info per i bus è assolutamente d'accordo. In molti comuni già ci sono, in altri comuni un po' di meno. Ed è eh, interessante, sarà interessante capire, eh, Riccardo, la possibilità che questo diventi una normalità per tutti i comuni italiani e non solo attraverso un'app che ti dice quando passa eh, il bus, ma anche attraverso una chat in cui poter chiedere queste informazioni e magari interloquire con un altro con un'altra persona che ti dia magari informazioni aggiuntive o ti, eh, o ti dicono quello che suggerisci tu che ti dicano la percentuale di capienza, quante persone ci possono stare, magari una previsione più o meno di quale autobus ti conviene prendere per trovare un autobus un po' meno affollato, se la cosa inizia a darti fastidio. Questi sono tutti cambiamenti nella percezione della realtà che ancora noi non abbiamo capito quanto effettivamente eh, saranno forti sul nostro stile di vita, quando tutto finirà. La probabilità maggiore è è che ancora staremo un po' attenti e saremo un po' infastiditi nel vedere un autobus affollato e magari aspetteremo il successivo e lì forse le informazioni che diceva Riccardo eh, potrebbero essere utili. So che tra l'altro ci sono aziende di trasporto che già stanno lavorando a qualcosa del genere. Vi dicevo sullo smart working, un 60% dei lavoratori italiani, una quota importante, ha lavorato in, in smart working, nel 40% restante dei casi invece lo smart working non era previsto. Tante persone fanno un lavoro che non prevede la possibilità di lavorare da remoto e quindi, eh, e quindi in questo caso ovviamente non potevano, non potevano farlo. Ha ragione Gianluca Naso che ci parla giustamente di ATAC. Io personalmente ho l'app di ATAC ne, ne abuso, la uso, la uso molto e funziona è molto efficiente e quindi hanno già, eh, hanno già attivato queste informazioni. Vedete, tanti l'hanno fatto e sarebbe interessante trasformare questo in, in, in altre. Eh, in altre eh, app e in altre aziende che si occupano di, di trasporto pubblico. Il 60% quindi ehm, ci conferma di aver lavorato in smart working. C'è anche una cosa interessante, un 4% eh, anzi un 6% dei nostri intervistati ci dice sì, lavoro tra l'altro più di 8 ore al giorno, quindi più del tempo, e questo probabilmente tanti di voi l'avranno vissuto, lo stanno già, lo stanno ancora vivendo sulla propria pelle, c'è una tendenza a lavorare di più. Rispetto anche all'orario di lavoro, lo smart working era un grande punto interrogativo per molte aziende. Sappiamo che in realtà c'era poco da chiedersi, tanti sapevano che avrebbe funzionato bene. Ma eh, quello che possiamo dire a un anno dall'inizio di smart working è che le performance di gran parte dei lavoratori sono uguali o maggiori rispetto alle performance che si registravano in ufficio. Questo ovviamente non determina un trasferimento totale del lavoro in digitale, ma ci fa vivere con un po' meno ansia il fatto di dover lavorare. Da, di dover lavorare da casa. Vedo tanti complimenti ad Atac, vi posso dire che dal punto, da questo punto di vista sono assolutamente meritati ad Atac, come tante altre aziende di trasporto pubblico locale che hanno fatto tanta innovazione e tanta comunicazione digitale, quindi chapeau a loro e a tutti quelli che lo fanno. Possiamo andare avanti, avete visto lo smart working, anche in questo caso è molto, molto trasversale in termini di età. Gli strumenti utilizzati è stata un po' la rivincita del PC. Eh, del, del computer, l'utilizzo e la vita eh, di, di, di lavoro da casa, il 90% degli italiani lavoratori che abbiamo intervistato, di coloro che lavorano in smart working, il 90% utilizzano il PC. Però vedete come c'è una cosa strana, il totale non fa 100, che di solito è il grande errore dei sondaggisti, no? quando vedi che il totale non fa 100 ti prende il panico. In realtà in questo caso... Era voluto perché c'era la possibilità di esprimere più di una risposta. Il grande cambiamento che abbiamo registrato in questo periodo è che c'è una quota non irrilevante, una quota importante di lavoratori digitali che utilizzano due device, quindi lavorano contemporaneamente, in fondo è quello che sto facendo anch'io, e se vi guardate nella scrivania, probabilmente lo state facendo, lo fate anche voi ogni giorno, tenete almeno due device. Accesi. Quindi il PC, e contemporaneamente, magari scrivete in chat tramite il vostro smartphone un'altra informazione a un vostro collega che, che vi scrive. Multitasking è diventato quindi quasi la normalità, è la normalità dello smart worker. Un dato rilevante è proprio il fatto che. Anche i giovani che avevano un po' abbandonato l'utilizzo del PC sostituendolo con smartphone e marginalmente tablet, invece sono tornati, eh, tornati all'utilizzo del PC. Ci chiede Gianluca Cimatti: Non abbiamo una popolazione troppo anziana per digitalizzare? Eh, allora, Gianluca, non è del tutto fuori luogo, anzi, è tutt'altro che fuori luogo. La tua osservazione è giustissima: la nostra popolazione è anziana, come vi dicevo all'inizio, tende a esserlo eh, sempre di più. C'è da notare un elemento positivo che gli over 54, in realtà è diciamo, una barriera troppo bassa, consideriamo gli over 65. Gli over 65 italiani hanno una forte propensione all'utilizzo digitale, maggiore rispetto a quella che registriamo in altri paesi, non in tutti, ma in altri paesi europei. Quindi hanno dimostrato grande reattività, eh, utilizzano gli strumenti digitali, li utilizzano bene e quindi in questo momento quel digital divide che qualche anno fa ci preoccupava, ci preoccupa un po' di meno. Dal punto di vista dell'età, restano tanti altri digital divide dovuti anche a motivazioni economiche, probabilmente, anche su questo che si deve lavorare. Io vi dico un dato su tutti: un ragazzo su tre. Che deve fare didattica a distanza in questo momento perché comunque capita di doverla fare anche quando si rientra a scuola, può capitare una quarantena. Un ragazzo su tre deve condividere il proprio computer col proprio eh, genitore lavoratore. Vi rendete conto che questo rende sostanzialmente impossibile? Non è vero che è democratica eh, questa. Questa pandemia è tutt'altro che democratica, non ha impatto uguale su tutti. Eh, se un ragazzo deve condividere il proprio PC con il proprio genitore che intanto deve lavorare, magari finirà per fare la lezione dallo smartphone, dal proprio cellulare o il genitore dovrà lavorare dal cellulare. Questo rende assolutamente non democratica eh, la vita quotidiana delle famiglie. Non siamo tutti allo stesso livello. Ecco, un digital divide c'è ancora e è probabilmente questo. Possiamo tornare a zoomare. Le, eh, le slide, vedete, è fantastico tutto questo perché Giulia è molto brava nel gestire eh, la diretta, quindi possiamo andare al dato successivo. L'utilizzo dei social network e le comunicazioni istituzionali. Allora, perché vi racconto questa cosa? Perché più o meno ad aprile, quando eh, l'ex eh, dimissionario, presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non solo lui, tanti sindaci, tanti presidenti delle regioni, tanti assessori eh, regionali hanno iniziato a utilizzare lo strumento digitale per dare informazioni importanti, informazioni... Serie, quindi non per parlare, fare propaganda, campagna elettorale, ma per dare informazioni determinanti per la vita eh, del paese. Tanti hanno storto il naso, insomma era anche comprensibile. E, insomma, hanno detto: Ma è lo strumento giusto per dare informazioni così. Eh, così importanti ha ragione Gianluca Naso quando parla di, di strumenti molto maneggevoli le PA devono farsi trovare nei luoghi digitali più maneggevoli ha assolutamente ragione il tema è proprio la facilità di utilizzo il fatto di avere strumenti più facili da usare ha determinato anche come giustamente ci diceva Gianluca Naso prima eh, ha determinato anche una limitazione del digital divide quindi una maggiore facilità nella gestione della, del, del digitale anche da parte di chi magari era meno avvezzo. Vi dicevo, nascono le dirette, Giuseppe Conte e tanti altri rappresentanti delle istituzioni iniziano eh, a comunicare cose molto importanti tramite i social e inizia, ci si inizia a chiedere ma è giusto oppure dovrebbero usare degli strumenti più formali, eh, diciamo più tradizionali di comunicazione eh, per dare cose, dire cose così gravi, così importanti alla popolazione. Allora, sette italiani su 10, quindi su questo diciamo abbiamo un'opinione assolutamente assestata, sono dell'idea che siano uno strumento assolutamente adatto i social network per fornire comunicazioni istituzionali. Cosa interessante, così rispondo anche a chi giustamente prima mi diceva forse la popolazione è troppo anziana eh, per utilizzare questi strumenti, vi dico che mi conforta un dato: e, su, questo, su questa domanda, la quota più alta di adesione, quindi. La percentuale più alta di favorevoli, di gente che ci dice sì, vanno bene i social per le comunicazioni istituzionali di alto livello, sono proprio i cittadini di più di 54 anni, diciamo la fascia popolazione più grande fra quella che abbiamo considerato che il 72% degli over 54 ci dice sì, è giusto, queste comunicazioni possono e devono essere date anche sui social. Questa cosa che vi sto dicendo adesso, ehm, il burocratese su Whatsapp è comunque comprensibile brava Maria Bianconi, questo è interessante ovviamente io sono meno esperto su questo e sul modo in cui comunicare Pia Social è piena di grandi esperti alcuni ci stanno guardando e li saluto eh, e quindi loro ti potrebbero eh, diciamo parlare ancora meglio e più di me di questo aspetto che secondo me è importantissimo. Ma perché vi facevo riferimento a questa cosa sull'utilizzo dei social nelle comunicazioni istituzionali? Perché faccio un esempio, il nuovo presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, per quello che mi risulta, ma ovviamente potrei sbagliare, mi pare che non sia presente eh, personalmente in nessun eh, social network e questo è un tema, sarà un tema importante, si scriverà io immagino di sì avrà una presenza sui social network, non lo farà. Però questo è, è un tema che sarà centrale anche nei prossimi mesi di comunicazione eh, istituzionale. Ci siamo abituati a una comunicazione, a un mondo della comunicazione istituzionale in cui i principali esponenti eh, della politica italiana utilizzano i social network e attualmente il Presidente del Consiglio eh, incaricato ancora. A quello, a quello che mi risulta, ma vi chiedo alla community più associata molto più attenta di me, eh, pare che invece non lo sia. Quindi questo sarà un tema secondo me di grande eh, importanza, soprattutto per voi, per chi mi sta ascoltando, e siete leader del mondo della comunicazione digitale. Andiamo avanti così chiudiamo rapidamente eh, queste, queste slide. Credo che abbiamo finito e che possiamo passare al secondo eh, tema di cui vi volevo parlare, quindi eh, il secondo giro di cartelli. Noi quest'anno abbiamo svolto due indagini per Pia Social, abbiamo eh, come osservatorio, abbiamo, sì, eh, Mari mi dice, pare che non abbia nessun profilo, cosa molto interessante da approfondire, Io sono d'accordo con te, secondo me è un tema non irrilevante, per ora non ne abbiamo conseguenze perché c'è un grande racconto, i no? media tradizionali sono già molto concentrati su quello che succede, poi Draghi parla poco, non ha un, una, una bulimia. Comunicativa, quindi tende a comunicare tantissimo, cioè, eh, diciamo ancora non ce ne siamo accorti, ma col tempo magari ce ne accorgeremo di più. Eh, indagini sui social media in Italia, sui social media manager in Italia, che cos'è? Eh, quello che abbiamo fatto, intanto Valeria Martorella ci dice che la comunicazione sarà più istituzionale che politica eh, e la comunicazione si dovrà adattare alla sua figura, semplice, concreta e efficace. Io sono d'accordo con te, Valeria. Soprattutto sono d'accordo con la tua idea per cui la comunicazione si deve adattare al personaggio, non deve essere un monolite eh, che cerca di cambiare la forma. Del, del, del personaggio di cui si occupa ma si deve adattare alla forma del personaggio, eh, del personaggio di cui si occupa vi diciamo indagine sui social media in Italia noi finora abbiamo cercato di capire una cosa ma eh, che cosa pensano gli italiani della comunicazione digitale in questo momento di crisi, di cambiamento, di complessità eh, a questo punto però ci siamo posti un'altra domanda e cioè, eh, grazie Valeria, di avermi segnalato questo articolo dell'inchiesta. Se me lo riesci a girare anche tra i commenti, poi magari gli diamo un occhio, eh, gli do un occhio con grande piacere, grazie alla segnalazione. Eh, indagine quindi sui social media manager in Italia. Adesso abbiamo cercato di capire eh, come sta reagendo la pubblica amministrazione, cioè si sta dotando di social media manager sono quelli giusti? Eh, lavorano bene? Insomma, ovviamente su queste domande e risposte molto più importanti, più a social, però abbiamo cercato di capire intanto come è fatto questo mondo, questo universo. Possiamo andare quindi alle slide successive rimpicciolendo il mio grottesco faccione e invece allargando le slide e, e, le, e, e i, i cartelli. Prima cosa che abbiamo fatto insieme a Digital for Democracy, eh, possiamo andare alla slide successiva. Digital for Democracy ci ha detto quali sono le parole che vengono pronunciate più spesso nei consigli comunali italiani, importantissima e interessantissima questa cosa. Prime posizioni, in prima posizione i grandi classici: il traffico, la viabilità, i trasporti, insomma, tutti i temi che sono un po' la tradizione della, eh, della vita pubblica di un consiglio comunale. In seconda posizione la raccolta differenziata e i rifiuti, un altro grande classico. Poi la scuola, tra l'altro consideriamo che nell'ultimo anno, nell anno di scuole si è parlato tanto come è, è giusto ed è importante che sia. In quarta posizione, una grande sorpresa. Comunicazione digitale. La comunicazione digitale, quindi i social network, come, stare, come i comuni dovrebbero stare sui social network, le comunicazioni che vengono date sui social o eh, tramite altri strumenti, le chat, le app, come citavano tanti prima, prima di, che sono intervenuti prima durante questo incontro e questa, questa nostra piccola chiacchierata. Il 12% delle citazioni, delle parole... Pronunciate nei consigli comunali italiani hanno a che fare con la comunicazione digitale più dei servizi sociali, più degli ospedali, più del verde pubblico, più di piste ciclabili, immigra immigrazione, decoro urbano, più anche. Qui non abbiamo ovviamente continuato: più anche della parola cultura, come ci diceva giustamente. Non sono, non sono arrivato a leggere il nome, ma eh, come diceva giustamente un amico. Eh, Cicero, giustamente, ma insomma non compare la cultura, anche questo ci rappresenta un po' il mondo eh, delle, delle discussioni dei consigli comunali. Certo, nell'ultimo anno si sono concentrati su alcuni temi in particolare, però la tua segnalazione è giusta perché getta un po' la luce sul, su quello di cui si parla e di cui non si parla. Magari potremmo anche dedicare un approfondimento al fatto e eh, al modo in cui i consigli comunali parlano di cultura, se ne parlano. O se ne parlano troppo poco. In questo caso è interessante notare come si parli tanto di comunicazione digitale, che quindi è molto importante eh, come tema anche secondo i consigli comunali italiani. Ma allora la PIA come sta rispondendo a questa richiesta di comunicazione digitale? Lo vediamo nelle slide successive perché abbiamo svolto un'indagine: uh, un qui possiamo ancora andare avanti, alla distribuzione territoriale eh, delle parole. Per, per area, appunto, e andiamo invece a un'indagine che abbiamo svolto su un campione delle pubbliche amministrazioni italiane. Quindi, quello che vediamo adesso non è un campione, un'indagine svolta sulla popolazione, no? Il classico sondaggio, cosa pensano gli italiani di noi? Qui abbiamo intervistato la pubblica amministrazione, un campione, quindi con un margine d'errore, ma il campione era piuttosto solido. E abbiamo intervistato un campione da tutta Italia di pubbliche amministrazioni eh, italiane, cui abbiamo chiesto. Come state gestendo i social network in questo momento? Avete un social media manager insomma è venuto fuori un quadro, anche un identikit del social media manager italiano che mi fa piacere condividere con voi, visto che è l'universo di cui voi di cui Social e tutti voi che siete collegati, siete leader eh, nel paese. Possiamo andare alla, al cartello successivo e quindi iniziare a vedere un po' di risultati. Andiamo ancora avanti. Questa è la struttura del campione che, come sempre, mi è dovuta eh, ed è giusto che. Che io vi comunichi, abbiamo chiesto a questo campione di pubblica amministrazione italiane: voi in quali canali digitali siete presenti? In prima posizione il sito istituzionale, sostanzialmente, tutte più del 90% eh, le pubbliche amministrazioni, abbiamo anche intervistato, ovviamente le utilities che sono un mondo. Determinante nella vita delle pubbliche amministrazioni italiane, Qualcuno, tra l'altro eh, ci segue e all'utilities è affidata tanto della nostra, della nostra vita, e per fortuna le utilities italiane funzionano molto bene. In prima posizione c'è il sito istituzionale, in seconda posizione Facebook, che è il social network in cui la pubblica amministrazione è più presente, però vedete che c'è una presenza non marginale in tutti, altri, eh, in tutti gli altri social network, superando i siti tematici e i blog, c'è anche Twitter che è molto presente, YouTube, Instagram, LinkedIn e anche una quota, eh, diciamo così, eh, più limitata però non, non del tutto marginale di, so, di eh, pubbliche amministrazioni italiane presenti su telegram su whatsapp e su altri social network quindi il quadro genericamente è piuttosto rassicurante sul piano della presenza sui canali digitali della pia possiamo andare avanti al cartello successivo con cui raccontiamo ehm, il che cosa si intende per siti tematici che differenza c'è dal sito istituzionale ci chiede eh, ci chiede Marlene, è una giusta domanda, i siti tematici sono siti creati dalla pubblica amministrazione che approfondiscono alcune aree, eh, alcuni temi specifici, eh, possono essere eh, temi culturali, possono essere temi turistici, possono essere temi eh, diciamo legati ad altri ambiti, però sono siti che non sono direttamente il sito istituzionale, ad esempio del comune, ma sono dei siti legati alla pubblica amministrazione che però non sono eh, diciamo così il sito, il sito istituzionale. Eh, abbiamo quindi chiesto: negli ultimi anni la presenza nei social media del tuo ente è cresciuta, diminuita, è rimasta uguale. Anche in questo caso il dato è largamente positivo, la crescita, il saldo è positivo. Più 39% di presenza sui canali digitali per la pubblica amministrazione italiana. Un dato che è positivo, che è soprattutto positivo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, più anche delle utilities, che però, va detto, erano molto spesso presenti anche prima della pubblica amministrazione. In molti casi sono state addirittura più reattive della PA, le utilities. Quindi, insomma. Eh, le pubbliche amministrazioni italiane sono più presenti di prima sui social ed è quello che ci raccontano. Possiamo andare alla slide e al cartello successivo, ma insomma, eh, l'abbiamo visto Pia a social ce le insegna: non basta starci sui social, bisogna anche starci bene. E abbiamo chiesto: voi ci state bene? Rispondete sempre, rispondete a volte, rispondete in tempo reale, avete poca interazione con gli utenti? Il dato che viene fuori anche in questo caso è un dato per cui c'è da migliorare, però è eh, tendenzialmente positivo. Una pubblica amministrazione su tre risponde in tempo reale, una su tre offre risposte occasionali, ovviamente noi speriamo di, di ripetere questa ricerca l'anno prossimo, avere i dati un po' invertiti eh, e quindi più risposte in tempo reale che occasionali, e in un caso su quattro c'è poca interazione, quindi c'è ancora spazio e area per... E Aria per migliorare e per, per far crescere questi dati. Possiamo andare al cartello successivo ci chiede Federico eh, Feroldi, per raggiungere un target demografico più giovane bisogna andare per forza su TikTok, essere solo su Facebook non vincola solo ai post trentenni, non del tutto Federico, non è secondo me indispensabile andare su TikTok, ci sono degli altri social network che sono frequentati da giovani, non che Facebook non sia frequentato dai, dai giovani, eh, Facebook è anche frequentato dai giovani, anche dagli over 30, però ad esempio Instagram è un'altra soluzione molto frequentata dai giovani e lì probabilmente è anche possibile eh, starci. Eh, un ottimo esempio di sito tematico Comune di Venezia, grazie Federica Quattrocchi che in realtà è nell'altra stanza e che mi sta ascoltando in questo momento parlare a voce alta. La social media policy nel suo ente è vigente, una social media policy, se sì, questa viene rispettata, le social media policy vengono rispettate in una buona quota eh, dei casi. Tre casi su quattro più del 90% delle pubbliche amministrazioni italiane ci dicono effettivamente di avere una social media policy. Questo è un dato assolutamente positivo. Possiamo andare eh, avanti al cartello successivo, andiamo verso la fine. Andiamo eh, sulla presenza del social media manager, un dato ovviamente importante. Possiamo già andare addirittura oltre perché abbiamo una sintesi. Di questa slide, nella slide successiva, quanti sono i social media manager in Italia? Sono 9.500, quindi quasi 10.000, sono tantissimi. L'80% della pubblica amministrazione eh, italiana ha un social media manager, quindi questo è un dato ovviamente molto positivo anche per Pia Social che ha da sempre spinto perché la pubblica amministrazione italiana avesse una forte eh, presenza di personale specializzato, social media manager, persone che fanno solo quello, non che fanno 3-4 cose e tra queste anche seguire i canali digitali di comunicazione, quindi quasi 10.000 persone. Un comune, un comune tra l'altro non piccolo, fra un po' eh, voterebbe col maggioritario. Possiamo andare avanti. E la figura del social media manager, con questo chiudo così cerco di stare nella mia tendenza logorrica o logorreica come si dice. Eh, a, eh, ai tempi quindi ai 40 minuti che mi sono, che mi sono dati e che direi bastano l'identikit del social media manager come è fatto questo social media manager? ci sono la, dati positivi dati un po' meno dato non tutto positivo è la distribuzione per genere vedete come circa un social media manager su tre è donna, gli altri due sono uomini quindi su questo ancora c'è un tema di genere eh, un bilanciamento che va assolutamente fatto sul, sul eh, tema invece dell'età la distribuzione direi è piuttosto coerente rispetto alla, allo skill necessario e, 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 alla, e alla possibilità di offrire lavoro ai più giovani. Il 40% ha tra 25 e 34 anni, il 46% tra 35 e 44, insomma, vedete che più o meno nella gran parte eh, sono under 44. Quindi diciamo assolutamente. Eh, assolutamente una buona opportunità di lavoro per i più giovani. C'è un dato ancora non del tutto positivo ed è il dato relativo al titolo di studio. Il titolo di studio nella maggior parte dei casi sono medie superiori, mentre nel 40% Liu eh, Giulio, Giulio ritiene utile l'utilizzo di social advertising per la pubblica amministrazione? Io ritengo di sì. Eh, penso che possa essere utile, penso che sia utile, penso che tanti la facciano e penso che, che possa servire. In Pia social ci sono persone che ne sanno molto più di me e quindi forse questa è una domanda a cui altri potrebbero rispondere ancora meglio di quel poco che posso fare io. Medie superiori nel 60%, quindi vedete che anche su questo, insomma, un dato in chiaro scuro: solo il 40% ha un titolo di studio superiore alle medie, scuole medie superiori. Quindi, su questo probabilmente. E quindi un titolo universitario, quindi su questo probabilmente c'è ancora spazio eh, per migliorare. Sorvolando il tema contrattuale, chiudo con l'ultimo dato, che secondo me è interessante, cioè: ma come sono fatti? Qual è la specifica professionale di, di, queste, di questi social media manager? Nel 70% dei casi sono effettivamente degli esperti in comunicazione e informazione eh, digitale. Questo è un dato naturalmente naturalmente Positivo eh, con, questo, con questo dato ho finito la mia spataffiata di numeri sperando non sia stata troppo noiosa. Io mi sono divertito molto. Dopo di me, nei prossimi mesi, come vi dicevo, arriveranno altri relatori molto più eh, capaci e verticali. Quindi parleremo di temi specifici lo sport, la cultura, il turismo, insomma tutto quello che è cambiato, cercando di fotografare una volta al mese eh, dal punto di vista dell'Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale questa grande rivoluzione che stiamo vivendo eh, e cercando anche di dargli, di dargli un senso. Io vi ringrazio tanto per aver assistito a questi 40 minuti e soprattutto per avermi fatto compagnia con tante domande molto molto interessanti e magari se ce ne sono altre me ne andrò a leggere e vi risponderò eh, direttamente lì. Grazie ancora a tutti e un abbraccio al prossimo appuntamento.